governo e vuole essere presente sul territorio, anche se al comune di Brindisi siamo forza di opposizione. Ma questo non significa che non dobbiamo recepire tutte quelle che sono le indicazioni che provengono dalla comunità, farle proprie, trasformarle in programmi di azione operativa e quindi essere efficaci sul territorio. Ecco perché oggi la Lega, così come anche nei giorni scorsi, sta insistendo con questi incontri con la cittadinanza affinché possa garantire quella che sono le migliori risposte alle esigenze di una comunità. Parla di sviluppo, di lavoro, anche di sicurezza, la presenza degli ordini, in questo caso l'ordine degli architetti, che contributo può dare? Il contributo che possiamo dare noi è sempre quello che abbiamo cercato di dare alla cittadinanza e anche alle varie amministrazioni che si vogliono affacciare, che si sono affacciate con noi, è quello di procedere un percorso costante, soprattutto sotto il punto di vista della sicurezza per ciò che riguarda le persone, quindi i cittadini, ma anche e soprattutto la sicurezza anche riguardo all'ambiente. Oggi parliamo di tantissimo problema che ci sono riguardo a queste forme di inquinamenti vari. Noi la sicurezza non la vediamo solo esclusivamente intesa solo per la persona fisica, ma vediamo come sicurezza totale per il nostro territorio su cui noi dobbiamo basare le nostre fondamenta per svilupparci in maniera diversa. Svilupparci in maniera diversa in che senso? Dare un contributo forte, significativo, indicando, non dando una precisa, un assetto progettistico, diciamo così, ma solo indicando una strada percorribile per poter ottenere il massimo come ritorno di visibilità, di trasparenza e soprattutto di sicurezza ambientale e non per la città nostra. Questo che vogliamo noi, questo che chiediamo con le varie amministrazioni di poterci confrontare per dare il nostro contributo, senza nulla pretendere ovviamente, non vogliamo che sia una cosa, è un confronto che deve essere una critica anche e soprattutto, la critica deve essere una critica. Non so che parlare di porto, è un dibattito molto attuale, serve innanzitutto scegliere una linea. E certo, noi con Propeller abbiamo già da diversi anni fatto le nostre proposte, ossia sia il lavoro che può portare le crociere a Brindisi, le crociere funzionano a Brindisi se gli diamo la possibilità di stare nel porto interno, come per Venezia, vogliono andare a San Marco, qui a Brindisi una cosa è se vengono nel porto interno, un'altra se scendono a Costa Morena davanti al Carbone, perché fanno, i crocieristi hanno delle statistiche, hanno dei gradimenti, riempiono dei fogli, ovviamente quelli che scendono a Santa Polinare, che scendono a Costa Morena, hanno un'impressione negativa di Brindisi, quei pochi che sono scesi alla stazione marittima qui dentro e hanno avuto un'impressione positiva, su queste fanno le loro campagne, quindi se noi allarghiamo canale Pigonati e facciamo arrivare tutti nel porto interno, avremo che Brindisi potrà esplodere come crociere. In più Brindisi, avendo un aeroporto attaccato al porto, può sopperire a Venezia c'ha 3 milioni un tempo, ora 1 milione di voli charter di passeggeri che dagli Stati Uniti vanno a Venezia per imbarcarsi. Se dall'anno prossimo, come dice il decreto, Lini Passera non potranno più entrare le navi dentro dalla Luna, Brindisi potrà sopperire, cioè le navi arrivano lo stesso a Venezia, però Brindisi può essere con porto delle crociere. Quindi su questo. E poi un altro discorso è il dragaggio a Costa Morena Est, lì Giurgola, non so perché, non lo fece completare a 14 metri, ci sono ancora posti a meno 10, quindi non possono andare le grandi navi, però completare per far arrivare le grandi navi container a meno 14 e poi a meno 18, perché là è già invasato a meno 18. Ricordiamo che Evergreen ha lasciato Taranto perché non aveva i 16 metri di profondità. Noi abbiamo la banchina a meno 18 e possiamo portarla a 18.